Ma finalmente, amica, tacchi più alti, così per meno male che ci sediamo, abbiamo lo stesso numero, però sì, i tacchi effettivamente l'altezza è un po' l'ho rubata, esatto, io, sai, altezza, esatto, mezza bellezza, dicono solo in Italia, quindi sono felicissima. Allora, come stai? Non ci vediamo da quando hai partecipato a Pechino Express. È vero, con è tua vero figlia. Mamma ma perché mia non avete vinto? E dai, secondi, cioè, abbiamo vinto come mamma e figlia, devo dire. A proposito di figli, di genitori. Allora, qui davanti a noi c'è il nostro tritavolte già pronto, paura, all'azione. Allora, io ti chiedo, ma Natascia Stefanenko, cosa tiene e cosa trita tra un matrimonio civile e un matrimonio in chiesa? E c'è una lunga storia, niente come sembra. Ma, cioè, scusa, come faccio a tritare me stessa? Voglio dire, matrimonio civile... Allora, spiegami. È una lunga storia, spieghiamo. Allora, io sono nata in un paese... Insomma, segreto, va bene, una città, no, segreta. È scritto anche un libro. È vero, ho scritto un libro, ho raccontato tutto. E infatti, per 74 anni eravamo atee, cioè proprio per forza. Quindi non le si chiese, poteva credere? Non si poteva, chiese, cioè, le chiese era erano vietato, le chiese erano chiuse o distrutte. E a scuola le maestre dicevano: Dio siamo noi. Le insomma, maestre, sì, Dio siamo noi. Sì, esatto. Invece a casa mia nonna nascondeva l'icona illegale, ovviamente, sotto il cuscino. Un'immaginetta? Ma era una icona di legno, sai quelle icone, sì, tipici ortodosse, capisci, presente? Ecco, era una piccolina sì, icona. Più presente il crocifisso, ma è, ovvio, è un'icona, ovvio, ortodossa, però, giustamente, sì, c'era la chiesa ortodossa. Esatto, era nascosta sotto il cuscino. E lei lo nascondeva lì. Assolutamente, perché era illegale. E lei, piano piano, proprio sottovoce, faceva le sue preghiere e in qualche modo cercava di insegnarmi anche le dogmi, insomma, della fede. Ecco, e sempre in segreto questo? Sempre in segreto. Mi diceva sempre che comunque attorno a te, amore, c'è Dio c'è dentro di te. Quindi tu non sei stata battezzata? No, assolutamente, non si poteva, nessuna, certo, era battezzata, ma scherze. Mi diceva sempre che insomma devi credere, devi avere la fede e la fede ti porta sulla strada giusta, eccetera, eccetera. Io ovviamente avevo un... Insomma, non credevo molto a lei, avevo tantissimi paturnie su questa cosa. Paturnie, perché... paturnie, no, pensate però, scusate, noi la facciamo sempre facile, però non puoi credere, la nonna in segreto ti dice questa cosa, tu non sei battezzata e quindi le maestre ti dicono Dio siamo noi, cioè... Non era facile, però era per 74 anni, sappiamo benissimo, così, storicamente, certo, è stato così, e, insomma, per carità, la mia patria mi ha insegnato anche tantissime altre, certo, cose, però questo era proprio in qualche modo, insomma... Quindi tu ti sei sposata al comune? Ecco, e nel 95 mi sono sposata con Luca al comune perché lui voleva tanto sposarsi in chiesa, ci teneva moltissimo, però mi faceva anche brutto perché non ero ancora pronta per questo gesto, per fare il battesimo giusto per fare un bel matrimonio. Ma questo mi sembrava... battesimo è stato fatto poi? È stato fatto grazie a mia nonna che alla fine, insomma, tutto questo insegnamento ha dato i suoi frutti, quel seme di dubbio, insomma, ha dato il suo fiore, ecco, facciamo poetiche qua. E sì, mi sono sposata, ho fatto il battesimo a 40 anni, a 40 anni, perché volevo proprio aspettare. Beh, scusate, non è mai troppo tardi, certo, cioè, però ci credevi in quel battesimo? Allora, io sì, spontaneamente, proprio volevo assolutamente farlo, mi sentivo di farlo, perché dopo il 91, quando siamo aperti, perché comunque nel nostro paese erano anni intensi, 91-92, infatti ho scritto anche sul libro questo periodo storico molto, molto difficile, ma dopo il 91 tutti potevano battezzarsi tranquillamente, ecco. E scusa, questa hanno è fatto... la foto di cosa? Così. Era un nostro anniversario. Ah, no, ecco, no, pensavo del battesimo, sembrava. Non capivo. No. Sembrava più un matrimonio. No, il battesimo ho fatto anche nella chiesetta ortodossa molto piccola in Russia, a Mosca, con tutti i miei genitori, con i miei parenti, mia sorella, mio cognato, insomma. Sei stata l'unica Sasha che si è battezzata? No, tutta la mia, io ho la famiglia molto molto credente e sono battezzate subito, in qualche modo anche mia mamma è grande, però anche mia sorella quasi per inerzia, cioè dopo il 91 quando potevamo farlo,
tutti hanno fatto, tutti volevano farlo, io ero restia. Cioè io volevo capire per bene. L'hai capito per bene adesso? Ma capito per bene, spero, perché poi grazie a mia nonna, ripeto, lei, mio angelo custode, c'è sempre con me, che purtroppo non c'è più. E allora io ti devo fermare, perché io conosco Maria Natascia e la devo stoppare, perché se no non ci riusciamo. Prima di tritare, sì, o il matrimonio civile o quello religioso, io devo farti vedere una cosa. Davanti paura a te, fissa l'immagine e sì, guarda. Guarda, non ti muovere da lì, anche la regia, prego. Aiuto. Piccola sorpresa, amore, io sono qui con voi perché so che state parlando di amore, state parlando di unione, di famiglia. Quindi sono qui per chiederti, dopo 30 anni quasi che siamo sposati, se fra 2 anni, cioè al compimento dell'anniversario del 30° di matrimonio nel 2025, tu vuoi sposarmi nuovamente in chiesa. Lo so, è una sorpresa, ne abbiamo parlato qualche volta, ma adesso te lo chiedo ufficialmente perché tu ora puoi, visto che sei battezzata, anche se con il rito ortodosso, io con il rito cristiano cattolico, tu cristiano ortodosso, oggi possiamo, non abbiamo potuto allora perché non avevi il battesimo, quindi ti chiedo fra 2 anni se, te lo chiedo in ginocchio, ma non mi vedi in ginocchio, per cui te lo chiedo in piedi, se fra 2 anni vuoi sposarmi nuovamente in chiesa. Carino! Ma che allora mi tocca. Ma ti devo dire che io ogni, cioè insomma, quando abbiamo fatto tipo 10 anni di matrimonio, abbiamo pensato ci sposiamo in chiesa, poi dopo dai, aspettiamo altri 5 anni. Tra 2 anni avremo 30 anni di matrimonio, forse è il caso. Parla con lui allora. È sì o no? Sì, certo che sì. In chiesa? In chiesa. E allora devi tritare. Sarai la mia damigella. La damigella, ragazzi. Damigella. Io sarò damigella. No, no, no. Ah, così contrario. Ma a questo punto il vostro matrimonio civile sta per essere tritato. Aiuto, fai effetto. Si vede però che è russa, che non è scaramantica, che si trita, eh. Ormai dopo 30 anni che cioè voglio dire, anzi vi dirò di più, quando mi sono sposata, siamo sposati, che tutti dicevano no, non devi far vedere mai il vestito, invece noi abbiamo fatto prima le foto e poi siamo andati a dire di sì, perché tanto era il dicembre e alle 5 era il buio. Comunque, e noi alle 5 e mezza ci siamo sposati, quindi? Quindi ragazze, porta fortuna, fate vedere i vestiti, fate vedere quelle che volete. Anche perché l'affinità che lei ha con Luca è da veramente una cosa rara e noi sui social ci divertiamo molto a commentarle, li faccio vedere anche a voi, magari non tutti seguite Natascia e fate male con Luca. Vediamo. Babbo Natale, ma lo stiamo aspettando con i regali? No, ma oggi sponde, stamattina Babbo Natale deve buttare giù la pancetta e la sera poi arriva con i regali. Ma perché ha un accento un po' francese? Oh, è del nord, è del nord. Ah, ok. Vada, signora, voi regalo questa sera. Non mi regala nulla! Natascia? Ma quanti pesci! Ecco! Ti vede mangiare? Sì! Che pesciolino è quello? Il pesce pirla! Vai, amore, vai! Hop. Sei pronto, amore? O meglio, che fa? No, ma la risata mia effettivamente, quando ero piccola mia mamma diceva ridi come, cioè veramente sei esuberante, non devi ridere, ah! E dico mamma, ma mia risata cosa faccio? Devi stare, devi essere un po' contenuta. Vabbè, anche tu non è che scherzi. Ti offro un caffè, prego. Lo vuoi? No, magari non lo vuoi. Ma sì. Vai. Io comunque vi dico, 14:42, siamo veramente al limite per me per il caffè, perché io
questa notte, verso le 2, ero un po' agitata. Dico, ma perché? Perché ieri mi avete offerto il caffè più tardi. Ah, no, dovete offrirmelo quindi prima. Quindi alle 14.57? No, alle 14.10 mi dovete offrire il caffè, se no è un problema. Io ve lo dico, ditelo alla pubblicità, eh. Io l'accetto, ma alle 14.10. Ma come l'età? Ma come ti permetti? Ma per favore! In realtà è la stessa cosa per me, è la stessa. È vero? Se io bevo... Dopo le 15 sì, non sì, si sì. può. No, non si può, non si può, no. Veramente. E poi caffè, insomma, troppo caffè. No, infatti, due, ecco. Tre al giorno, sì, basta. Massimo. Ma torniamo al nostro tritamonte. Torniamo, dai, sono Natasha curiosa. Natasha ha tritato se stessa col marito a matrimonio civile perché aspettiamo tra 2 anni quello religioso. Ma io mi chiedo, tra una Natasha Stefanenko modella pazzesca... Paura. E lui... che ti ha chiamato e ti ha detto, Nati, Nati, no, buffa per te. In realtà ha chiamato a mia suocera. Come sì, a tua sì. suocera, Fabrizio? Sì, sì, Fabrizio, nel lontano 96, ha chiamato a mia suocera a casa, perché aveva solo questo numero di casa a Sabbioni, diciamo, perché e ha risposto già a mia suocera. Luca. Sì, nel 95 ci siamo sposati e qui nel 93 ci siamo conosciuti. Ecco, e lui ha chiamato proprio mia suocera dicendo, pronto signora, sono Fabrizio e Fritz. Ma siccome Luca faceva sempre i scherzi, il tuttora li fa, anche alla mamma, lei ha detto, certo, sì, come no. Pensavo che era Luca che me la prendeva in giro, invece era Fabrizio. Poi la sua risata inconfondibile, ha detto, no signora, sono Fabrizio. Oh, lei è quasi caduta dalla sedia, ma va bene, si è ripreso un attimo. E io in quel momento ero per lavoro, perché facevo tantissimi... servizi fotografici, ero a Santo Domingo. Mi ricordo che mi ha chiamato Luca e ha detto, guarda che ha chiamato Fabrizio e Frizio. Dico, ma stai scherzando? Sì, ha chiamato che voglio fare il provino. Dico, ma no, ma dai. Ma per quale programma? Per tutta la vita. Era un programma molto, molto... proprio di cuore, diciamo. Era un programma che regalava tantissimo amore, tantissime speranze. Lui era sposato con Rita dalla chiesa. Lui sposato allora. Con Rita, è nata un'amicizia pazzesca, grazie a lui che esisto e parlo con te come personaggio parlo. Beh, che bella questa cosa. È stata la lo riconoscerò sempre, quella era la volta buona. Allora tritati ancora una volta. Mi trito molto volentieri, ma mi sto tritando tutto, cioè voglio dire. Non va bene. Guardatela, ecco. Allora guardate, Natasha Stefanenko con Fabrizio Frizzi a per tutta la vita. Su Rai 1. Che bello. Una gran bella scoperta che abbiamo fatto in questa trasmissione, una scoperta che viene da lontano. Natasha Stefanenko! Buonasera! Buonasera! Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti! Eccola qua! Vorrei salutare tutti quanti, una festa grazie mille. Sembra una festa cumulativa di ci sposiamo tutti. Meraviglioso, che emozioni Fabrizio. Allora. E adesso, siccome sì. siete esperti del nostro programma ormai, partite, guardi, lanciamo insieme la 1, 2, 3. Sigla! Ma siete meravigliosi. Dai, ma hai visto l'accento mio? Ecco da quale accento ha preso Totò, ha preso ispirazione. Buonasera! Hai visto? Brava, brava. No, con Fabrizio è stato veramente un bellissimo percorso lavorativo e di amicizia. E mi ha insegnato tantissimo, è stato generosissimo, grandissimo professionista ovviamente, ma generosissimo anche nel lavoro e nell'amicizia, nel dare consigli. Mi ricordo ancora che scrivevamo dopo anni ormai che non lavoravamo insieme, ma scrivevamo sempre, e mi fa piacere che quando hanno voluto rifare per tutta la vita mi ha chiamato e mi ha detto che vorrei fare solo con te. Mi fa molto piacere, tanto. Rimarrà nel nostro cuore. Fabrizzone con non la sua risata, ogni tanto proprio la sento la sua risata, ecco la sua è inconfondibile. Beh, lui comunque lo diciamo sempre, no? Veramente una mosca bianca di questo lavoro. Però sì. Bisogna anche dire un'altra cosa, che Natasha è una di quelle donne che ama le donne, che difficilmente va in competizione, anche perché se ci vai è l'altra sempre che perde. Ma no, ma non ci vado. Però è un'amica presente, perché lei se può c'è sempre. E anche durante Pechino Express, nonostante lei sia arrivata seconda e l'altra coppia, Vittoria Cabello
e Paride Vitale abbiano vinto, lei comunque resta amica di Paride. Certo. Senti che ti dice Paride, l'ho scomodato per te. Ah, davvero? Sì. Ma vediamo. Ciao Caterina, sicuramente dovrete sfumare l'intervista di Natasha perché parla. In Uzbekistan, dispersi su un autobus, è riuscita a parlare 8 ore, però le vogliamo bene. Ma soprattutto vi do uno scoop, io ho dormito in camera di Natasha Stepanenko. Allora, comunque, da solo e con il ritratto di Natasha di fronte. Allora, Caterina, Natasha, vi invito nel mio Parco Nazionale d'Abruzzo. Ovviamente a Natasha darò la mia camera, a te Caterina una suite. Ma noi dobbiamo assolutamente andare perché lì pazzesco. Sì. No, intanto ormai scusa Paride, c'è fratello. Stata una, veramente mi sono alzata dal divano appena detto Caterina dovrei stopparla perché quando io ve l'ho ma detto parlo prima parlo tanto? Aspetta, lo chiedo a colui il quale parla zero. Chi? Che è Daniele. Daniele di solito è con la sua futura moglie, Filomena. Tra l'altro oggi è il compleanno di Filomena, ma è a casa malaticcia. Auguri. Auguri. Daniele, un commento, parla tanto? Però? Un pochettino. Ecco, bravo, di contenuto. Vuoi dire qualcosa a Filomena? Ha detto vedi? Qualcosa. Vedi, parla anche lui. In tutto questo, scusami, tu hai fatto Pechino con tua figlia. Dov'è adesso tua figlia? A Madrid. Se n'è andata, basta. No, basta. Se n'è andata, spero di no, che vado a trovarla tra pochissimi, tra pochi giorni. Se l'ha oggi ha fatto lei? L'esame, è andato bene. Quindi una perché sta facendo il master. Sta facendo il master, è una, economia e finanze in inglese, quindi è una tosta. Anzi, dopo Pechino, ecco, Pechino, dicevo prima, non era una battuta che abbiamo vinto come madre e figlia, ovvio. Ma Pechino gli ha dato moltissimo proprio per la sua autostima, anche credere in se stessa, perché era timida, di contenuto ma molto timida, perché timidezza anche a volte è anche un freno, potrebbe essere. Invece in questo modo lei adesso può andare tranquillamente dappertutto, insomma, di contenuto, sa cosa vuole, determinata. Io la stimo molto. Sei soddisfatta come mamma? Sì. Io la stimo molto, è diventata una grandissima mia amica. Dicono tanti che non va bene. Infatti stavo dicendo, non so se tra un po' arriva Crepè che mi mette l'ansia la cosa. Cioè, dicono che i genitori non devono essere amici. Io sono dei amica, figli. Io sono amica, ma amica, aspettate, cioè amica che c'è anche un limite, non è che mi devi raccontare tutto, cioè tutto non voglio neanche sentire. È una ragazzina di 23 anni, avrà anche i suoi, come dire, la sua intimità. Però quando serve un consiglio mi fa piacere che mi cerca. Intanto Natasha, tua figlia è andata in Spagna per fare questo master e a casa è arrivata un'altra donna che è tua suocera. Sì. Perché a un certo punto tua suocera perde il suo marito e sceglie l'inizio voi per vivere questo momento così doloroso. Abbiamo scelto, non è che ha scelto lei, l'abbiamo proprio, insomma, quasi obbligato di stare con noi perché era il momento molto delicato per lei. E non potevamo lasciarla sola, come immagino tantissime hanno fatto questa scelta in quei casi delicati. Che sai non è che facile. In Italia si fa sempre molta ironia con le suocere, tu invece sì. Come la chiami? Mamma, cioè la mia seconda mamma, mamma Tania, poi nome russo, quindi no, è una donna stupenda, una donna che ha vinto 3 cancri, una donna molto anche preparata. Sì. Sì, molto preparata, ha fatto la direttrice di 5 scuole, insomma, scrive le poesie, è una simpatica. E poi cucina. Cucina benissimo, avete infatti aperto... l'ho lasciato la mia cucina, l'ho lasciato a lei, sono stata fortunatissima, non ho proprio pensato a niente. Quindi ti è andata bene però. Mi è andata benissimo, ho aperto anche una pagina su social, quindi come lei si adesso... chiama? Facciamo pubblicità. Ricette di nonna Tania. Ricette quindi di nonna seguitela Tania. Perché lei è pazzesca. Quanti anni ha? Si può dire? 83, tosta, tostissima. Grande nonna Tania! Troppo tardi per aprire un profilo social, lo dico al professor Broccoli, che tra un po' arriverà e ci parlerà delle donne straniere che poi sono state amate in Italia. Sì. E tu hai sempre fatto la scelta di vivere con tuo marito né a Roma né a Milano, ma... Nelle Marche. Nelle Marche. Lui marchigiano e nel 2000 quando abbiamo scoperto mamma mia, aspettiamo nostra figlia, nostra Sascetta,
abbiamo deciso, cioè lui mi ha convinta di spostarsi, cioè, insomma di trasferirsi nelle Marche proprio per crescere nostra figlia dove è cresciuto anche lui, dove ci sono i nonni, insomma in qualche modo... Però allora tra 2 anni e 30 anni di matrimonio ci conosciamo tanto tempo, io non ci credo che non c'è stato un momento di crisi tra te e lui. Natascia, perché questa cosa, cioè posso dire inventatelo, allora, inventatelo, hai ragione. Piuttosto, inventatelo, allora, guarda. La crisi, cioè le crisi ci sono, crisi, no, crisi musica no, strappalacrima, arrabbiature sì, tantissime, ci mandiamo a volta a quel paese, ovvio, è normale, se su no cosa? Come si fa? Ma sulle sciocchezze, perché alla fine... noi parliamo. No, tu parli. Io parlo. Tu parli. No, non mi risponde. A volte mi spegni come, capito, il sì. telecomando con come televisore. No, però effettivamente il dialogo è molto importante. Lui mi ha insegnato a parlare, perché lui mi diceva sempre: guarda che io non so cosa immagini tu dentro di te. E poi sapete cosa ha fatto? Ha letto un libro bellissimo. Com'era? Si chiamava Le donne da Marte, gli uomini da Venere. Cioè, cos'era? Sì. Ecco, quel libro lui ha detto che le ha dato tantissimo, perché lui adesso, cioè lui per esempio dice: ho capito quando tu dici non ci sei mai, sottotesto amore mi manchi, vorrei che mi abbracci, per esempio, o che ne so, questo libro ti insegna, quindi da quel libro lui, quando io magari un po' mi sfogo con lui, mi capisce, mi dice: dai amore, vieni, vieni tesoro, dai che ti abbraccio, capito? Peccato che sia figlio unico. O furbo o bravissimo, non lo so. Bravo, prossimo, mi è andata bene. Prossimo 30 volte, studio o concorso di bellezza? Perché scusa, tu sei un ingegnere. Sì, laureata in ingegneria, ma non ho mai praticato. Allora, qui è una bella lotta. Allora, concorso di bellezza, effettivamente... L'hai fatto o no? Ho fatto, certamente, ho fatto... L'hai vinto o no? Sì, a Mosca, si chiama Look of the Year, nel 91, mentre facevo la tesi, che mi ricordo ancora il... No, c'è stato proprio lo switch, il no? titolo della tesi era Laminazione radiale assiale, radiale sdigavaia prakatka, adesso tradotto proprio subito letteralmente, che non era facilissimo, ingegneria metallurgica, quindi voglio dire, però... aspettando in fila, pensate, sliding doors, stavo in fila ad aspettare, insomma, a mangiare un cheeseburger, e siccome dovevo aspettare un po' con una mia amica, dietro di me c'era un truccatore che ha cominciato a parlare con me dicendo: ah, ma vorrei truccarti, e per me era proprio veramente, avevo pregiudizi nei confronti di quel lavoro, insomma, modella, una cosa futile, sciocca, dopo ingegneria effettivamente, capite? Come ti permetti, ma tu? Esatto. Come osi, io sono bella truccare. Dentro, cosa me ne frega, eccetera. Invece lui mi ha, vabbè, voglio dire, mi ha... ha insistito così tanto dicendo che domani abbiamo questo concorso di bellezza famosissimo, vieni a vederlo. E lei è andata, io sono andata, l'ha vinto, e a un vinto. Certo punto, dopo tanto tempo, si è ritrovata anche ad essere giurata a Sanremo. Tesoro mio, era il 2003, 2003. E forse è stata una delle tue più belle esperienze, guardate. Ah. Non te l'aspettavi, eh? No! Sì. Natascia, in Russia quali sono i cantanti italiani più popolari? Ma c'erano quando ero bambina, infatti, voi forse non lo sapete, ma nel mondo del regime il Festival di Sanremo era l'unico collegamento con l'esterno, cioè come una finestra sul pianeta così misteriosa e così lontana, piena di sorprese. Non lo mandavano in diretta, andava registrato, perché lo controllavano prima. Forse, ma no, non credo, perché infatti, perché Sanremo comunque parla sempre di emozioni molto positive, di amore. Infatti aspettavamo con una grande impazienza questo giorno. Io mi ricordo Pupo, mi ricordo Toto Cutugno, Celentano, erano i miti per noi. Sì. Era infatti per me una grande emozione stare qui a Sanremo oggi, perché Sanremo mi collega, mi fa tuffare nella mia infanzia. Ma che bello, questo non mi ricordavo proprio, grande Pippo Baudo che mi ha dato questo regalo. Ma bella anche questa cosa che tu ci dici, non si poteva vedere niente, ma Sanremo sì. Sanremo, e quando lui sì. ti dice ma è indifferita, no, probabilmente... era in diretta, incredibile. Era ogni tanto sì, ogni tanto sì, no, sì, insomma, però... facevano vedere i pezzi, ma vi dico, ma che ridere, io mi ricordo anche Sanremo, mia mamma
mi diceva, quando c'era Albano e Romina, mi diceva, guarda, anche Albano è più basso di Romina. Io, cosa vuol dire? Mi preparava per non essere, perché io ero sempre alta, alta, e mi preparava. No. Luca è? È 2 centimetri più di me. Ah, e ride, col niente, tacco, l'ammazza. Lo supero. Cosa trita e cosa tieni? Allora, purtroppo studio, l'ho trito, che anche se... Cioè, io, guarda, sto tritando le cose belle, non va bene. Pensa, perché quelle che tieni sono ancora più belle. Questo lo possiamo dire anche un po' grazie all'Italia, dai, dammi. No, l'Italia... Allora, io ho sempre due cuori. L'Italia mi ha accolta, l'Italia nel 91, lontano 91, mi ha accolta a braccia aperte, mi sono subito sentita a casa e devo proprio ringraziare a tutti gli italiani, ringraziare anche chi mi segue sui social, che mi danno sempre un conforto, sempre una parola buona. Quindi grazie, 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 davvero. E a proposito dell'Italia, l'Italia è stata la volta buona anche di tante altre donne straniere che sono arrivate in Italia. Col professor Broccoli vorremmo fare proprio questa carrellata e partiamo da Eder Parisi. Tu la seguivi? Sì, come no? Delle cicale, 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 della formica, invece non cicale mica, automobili, telefoni, TV, nella scatola del mondo, io, tu, per cui la quale, cicale, cicale, cicale. Bellissima e bravissima, pazzesca. Ma sei veramente simpatica, Natascia Stefanenko, lasciatelo dire. Professore, perché ti meravigli? No, perché non ci siamo mai incrociati, ero a Sanremo nel 2003, facevo i collegamenti con Baudo, l'ho vista soltanto così e basta. Quindi mi fa piacere vederla e vederla così spumeggiante, perché voglio parlare di donne tutte simpatiche, tutte con ironia, tutte di successo, tutte hanno come comune denominatore il nostro paese, l'Italia. Lei, Eder Parisi, Eder the Feather, Eder la piuma, viene, questo è fantastico, è stata la sigla di Fantastico. Attenzione, non c'entra niente la cicale e la formica. Cicale vuol dire ci interessa, ci interessa, è un preziosismo di Alberto Testa. Pensate che Eder Parisi, quando viene in Italia, arriva e non diceva una sola parola di italiano. Come Natascia. Sappiamo solo ciao. È già una cosa, se ci pensi bene. Tra parentesi, volevo dire, lei si è laureata in un istituto prestigiosissimo di Mosca, che è il MISIS, che è il punto più alto della scienza, in questo caso la scienza ingegneristica. Quindi, grazie. Brava Natascia. Grazie, grazie. Questo lo dico perché le so, le cose le sappiamo. Dicevo, Eder Parisi la portano da un grande dirigente televisivo che si chiamava Giovanni Salvi, che è un po' il padre del grande varietà italiano. E Giovanni Salvi a Pippo dice, ma questa non sa dire una parola in italiano, dimmi cosa sa fare. E lei, sulla scrivania di Giovanni Salvi, a Viale Mazzini 14, quindi nel tempio della RAI, che fa? Fa una spaccata che adesso vi faccio vedere. Porta praticamente, eccola qua. Questa però porta la gamba all'altezza dello... E gli ho detto, attenzione, si spezza. No, lei non si è mai spezzata. Perché è impressionante. Ma è strepitosa, Luna Park 79, qui comincia la sua grandissima carriera. Vorrei andare a prendere un'altra donna simpaticissima, inglese, che è conosciuto, frequentato, eccetera, eccetera, molto bella. Conosciuto, molto... frequentato, eccetera, eccetera, ma andiamo avanti. No, andiamo avanti. È una donna intelligente, ironica, simpatica, si chiama Gloria Paul. Magari a molti di voi dirà poco, invece io desidero che si dica questa cosa. È una delle ex Bluebell. Guardate quanto è bella, guardate che stile che ha, inglese. Negli anni 50-60 partecipa un sacco di teatro, cinema e così via. Vi ho portato un frammento di una trasmissione, si chiamava Zaboom, del 65, in cui lei balla il can-can. Vi prego di guardare che cosa fa Gloria Paul. Vediamo. Ci
Cioè, stiamo parlando di un grandissimo spettacolo degli anni 60, quindi atletica, ironica, intelligente. Lei parlava molto bene italiano. Voglio ricordarla per una cosa, evviva. Però lei ha avuto un bruttissimo incidente, forse per questo la ricordate. Nel 96, mi pare, stava facendo il bagno e gli è caduto il boiler sulla schiena ed è rimasta da quel momento paralizzata. Quindi voglio ricordare Gloria Paul, voglio salutare Gloria Paul, se ci sta sentendo. Quando, per tutte le cose che abbiamo fatto insieme, come posso dimenticare tra le grandi donne ironiche, intelligenti, nordiche, le gemelle Kessler? Dai, su, certo. Guardate questa fotografia fuori scena. Stupende. Identiche. L'abbiamo già fatto vedere qualche volta. Loro ballano e cantano in maniera strepitosa, hanno imparato perfettamente l'italiano. Caterina, io ero profondamente innamorato di una delle due, di Alice Kessler, soltanto che c'è una piccola diversità. Io avevo 10 anni, mio padre mi porta a Studio 1, Alice ne aveva 22, quindi sono francamente... identiche, come fa a capire chi è Alice e chi è Ellen? No, Alice è più sorridente, ah, Ellen è un po', ecco. è un po' più seria. Ah, ti piacciono sorridenti, ho capito. Mi piacciono sorridenti. Piano c'è l'identikit. Piano piano ci svegliamo. Certo. Vi prego di guardare e ti saluto ancora... Caterina è un'amica, quindi tu sei ospite, quindi saluto veramente. Mi ha fatto un'amica che non sa troppe cose di te. Beh, che vuoi? Piano piano ci mettiamo in corsa. Guardate la bellezza e la bravura di loro due con Don Lurio in uno studio vuoto, che significa siamo brave noi. E ciao a tutti. E bravo Don Lurio e tanti saluti a tutto il resto. Grazie. Da sole. Grazie. Grazie a te, professor. Vediamo. Let yourself go, relax. You got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot. Come cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. But your banker, clerk, and grocer, let yourself go. Ma i costumi, ma che meraviglia. Sono due perle. Nati, prima di lasciarti abbiamo parlato di concorsi di bellezza, abbiamo parlato di trasmissioni, di televisione, Italia, di Miss Italia. E, ieri tutti quanti noi siamo stati colpiti dalla notizia che Anna Kanakis, a poco più di 60 anni, se n'è andata. In questo momento si stanno facendo i funerali a Roma. Io la conoscevo molto bene. Ogni volta che mi invitava a casa sua faceva delle polpette a sughe buonissime. Non sapevo fosse malata, in realtà non lo sapeva nessuno perché una malattia l'ha portata via in 6-7 mesi. E quindi Anna, abbiamo scelto una delle foto secondo me più belle, come sei tu, vera, semplice, aristocratica, sorridente, talentuosa. Ciao Anna. Ciao Anna. Nati, torniamo a noi. Sì. Torniamo a noi, hai tritato praticamente te stessa. Ti aspetto qui con Luca per il gioco delle affinità. Me lo porti? Ci riusciamo? Ci proviamo. Grazie a te. Grazie.